Orizzonti Olimpici. Storie. Paola Pezzo. In un paese così profondamente amante del calcio, spesso gli altri sport faticano a conquistare seguaci, ma le due ruote hanno sempre avuto un appeal particolare con gli italiani. Se nasci a Bosco Chiesa Nuova, sulle Prealpi alle spalle di Verona, sei probabilmente destinato agli sport invernali. Ed è proprio questa la prima esperienza agonistica di Paola Pezzo. Fino al 1988, quando già aveva 19 anni, si dedica con discreto successo allo sci di fondo. Coetanea e compaesana di Fulvio e Sabina Valbusa, nel 1986 arriva addirittura seconda agli assoluti nella 7,5 km dietro a una certa Stefania Belmondo. Dopo questo risultato però non sfonda e dal 1990 inizia a dedicarsi alle due ruote e nello specifico alla mountain bike. Un binomio, quello tra fondo e due ruote, che in Italia ha avuto diversi esponenti, tra i quali Maria Canin. Inizia subito a mietere successi in crescendo in uno sport ancora giovane. Nel 1992 è già campionessa italiana, vince il titolo mondiale nel 1993 e l'europeo l'anno dopo. La sorte le è favorevole perché il Comitato Internazionale Olimpico ammette la mountain bike a partire da Atlanta 1996. La giornata parte malissimo, cade al primo giro e poi un guasto tecnico la costringe addirittura ad affrontare una salita con l'ambici spalla. Tornata in sella, rimonta tutte le avversarie e va a vincere l'oro nonostante i 40 gradi e il 98% di umidità. Invece che sottolineare la sua straordinaria impresa sportiva, in molti sottolineeranno la sua scollatura per aver abbassato in gara la zip della tuta e lei giustamente si risentirà molto. La striscia vincente continua con altri due europei, 96 e 99, e il mondiale 1997. Ai giochi di Sydney 2000 difende vittoriosamente l'oro. Appagata, lascia le competizioni per dedicarsi al suo team e ai suoi negozi di mountain bike, ma la federazione la convince a tornare in sella per tentare il tris ad Atene. Dopo un giro e mezzo capisce che non è giornata a causa di un problema fisico e decide così di abbandonare.
azzurridigloria.com. La Sidore, la Furtado, la francese Temporelli e la nostra Petto. Io propongo a Civoli, che seguirà questa corsa, di italianizzare Temporelli. Mi fa un po' ridere, chiamiamola Temporelli visto che è di chiara origine italiana. Ecco, portato dalla canadese Sidor, dalla francese Temporelli, dalla... anche uno spazio in questa gara che è veramente molto dura, ma è molto molto equilibrata. E Paola Pezzo ora in prima posizione, l'avevamo data tra le favorite, il nostro staff tecnico si era sbilanciato indicando in Paola Pezzo e Annabella Stropparo possibili pretendenti al podio che ha, ripeto, nella canadese Alison Sidor e nella statunitense Giuliana Furtado le due grandi favorite, ma le azzurre si stanno comportando molto bene. Spazio per colpi di scena. E vediamo che continua l'attacco, la progressione splendida della nostra azzurra. Ormai in posizione talmente arretrata che non può più preoccupare, non può più pensare soprattutto a una medaglia. Allora, mentre, poi scusa, la Pezzo continua ad aumentare, 1:05 il vantaggio di Paola Pezzo, quando ormai quanto manca? Dovrebbe mancare, credo, un giro alla conclusione, vero Mimmo? Sì, appena passano sul traguardo mancherà un vantaggio, giro alla conclusione. Queste tre mi sembrano rassegnate, si è spostata clamorosamente la statunitense, rifiuta il cambio, rallentano ancora mentre continua inesorabile l'attacco di Paola Pezzo. Bravissima, veramente incredibile la corsa di campagna, ma è soprattutto una gara. Devo dire in che bicicletta. L'unico che ha avuto il coraggio, eppure faccio spessissimo le corna, l'unico che ha avuto il coraggio di dire subito la Pezzo sta dominando, come vado io insieme a Cigo. Ha annunciato l'arrivo di Paola Pezzo, tutti gli occhi, è arrivata già la staffetta che precede i corridori, si è fermata a una 15 livelli dal traguardo, stiamo solamente aspettando Paola Pezzo, veronese, medaglia d'oro di questa prima edizione della mountain bike, medaglia d'oro femminile di questo esordio olimpico della mountain bike. Tanti applausi da parte del pubblico. Un dominio, può voltarsi, gesti che vi avevo detto prima. Sentiamo subito la dichiarazione di Paola Pezzo. Ma tutti quelli che mi hanno seguito da casa, i genitori, signor Remo, Macchioni, mio assegnatore, ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me. Com'è? Eddie!